Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un questo nuovo video. Io sono Fede Campo, pro player competitivo di Pokémon, e quest'oggi andrò a valutare e a darvi dei set per utilizzare in competitivo Sinischa e Diplin, rispettivamente la nuova evoluzione di Applin e una nuova linea evolutiva alternativa a Sinistì e Poltigeist. Partendo subito da Sinischa, che secondo me è un Pokémon che sta venendo carato poco perché ci sono tutti gli altri più fighi, più nuovi, leggendari che c'entrano con la trama, tutto quanto, però questo Pokémon è molto sottovalutato anche competitivamente, perché ho visto veramente poca gente parlarne. Tuttavia, secondo me può essere un support molto interessante. Possiede un'abilità peculiare che è totalmente nuova, Hospitality. Come potete ben vedere, quando questo Pokémon viene switchato, quindi banalmente quando entra in campo, va a curare del 25%, quindi di un quarto, i punti salute del proprio compagno. Questo secondo me è un'abilità molto utile, perché ci apre a strategie e mosse nuove che prima non era possibile fare. Vi posso fare un esempio a caso: molto spesso in VGC capita di ritrovarsi in situazioni dove si hanno Pokémon al rosso che sono in range di un'eventuale mossa prioritaria dell'avversario. Magari switchando questo Pokémon potremmo curarci di quel poco che ci serve a uscire dal range di questa mossa, reggerla e vincere la partita. Questo è un esempio di interazione che mi viene in mente con questa abilità. Ma passando alle mosse, questo Poltigeist ho deciso di farlo praticamente come banca di HP per tutto il team. Lo scopo che ha questo Poltigeist è dare fastidio, banalmente redirectare, supportare, curare e curare anche se stesso, e comunque in generale contenere il danno. Motivo per il quale sono andato a dargli un Rocky Helmet, perché comunque, come possiamo vedere dalle sue statistiche, Poltigeist ha una difesa fisica assolutamente non da sottovalutare, e questo unito a tipo Grass e Rage Powder è sicuramente un ottimo modo di fronteggiare Urshifu Acqua. Se dobbiamo dirla tutta, in realtà questo Pokémon walla completamente Urshifu Acqua, in quanto Close Combat non ci toccherà essendo noi tipo Spettro, mentre Surging ci farà molti pochi danni e inoltre attiverà il Rocky Helmet facendo più danni a lui che a noi a momenti. Abbiamo inoltre Strength Up, che è una mossa molto utile contro tutti i Pokémon fisici, che ci serve a curarci diminuendo inoltre l'attacco dell'avversario. Questa è una mossa che serve molto per rimanere in campo molteplici turni, ed è la stessa cosa che si può dire per Match a Goccia, unica mossa offensiva che sono andato a dare a questo set, oltre ad essere la sua mossa peculiare, mossa molto forte che, come possiamo ben vedere, ha 20% di infliggere un burn, in più l'utilizzatore recupera il 50% del danno inflitto. Quindi a parer mio questo supporto potrebbe stare in campo veramente molti turni qualora fosse gestito nel modo corretto. Se gli sono andato a dare banalmente una Terra Water, in quanto, come ho sempre detto in tutti gli scorsi video, è una delle migliori Terra difensive in assoluto, e in questo caso mi sembrava fondamentale, perché tanto non abbiamo problemi con Urshifu e con Urshifu Acqua, abbiamo problemi con Urshifu Buio che ci può shottare con il nostro type in default, e abbiamo problemi anche con Cempao essendo deboli sia a ghiaccio che a buio, e con la Terra Acqua bene o male prendiamo danno neutro da buio e resistiamo ghiaccio, e quindi risolviamo abbastanza questo problema. Tuttavia sono comunque andato a proporvi un set offensivo come secondo set, in quanto abbiamo ben 121 di statistica di attacco speciale, che è anche la nostra statistica più alta, quindi magari potremmo non volerla sprecare. Di fatto questo set è esattamente l'opposto dell'altro. Sono andato comunque a mantenere Hospitality come abilità, in quanto Hit Proof non mi sembrava assolutamente un'abilità utile quanto quest'ultima, nonostante questo non sia un set di supporto, e sono andato a mantenere pur sempre la Terra Water per gli stessi motivi elencati prima difensivamente, e anche per la presenza di Scald. Questo Pokémon è uno dei pochi in grado di imparare Scald, mossa, ricordiamo, molto forte tipo acqua, che ha il 30% di burnare il target. Di conseguenza, se già il nostro teratipo difensivo è molto forte senza Scald, in questo caso riusciremo anche a ottenerci la stab. Ho comunque mantenuto Match a Goccia come mossa offensiva, perché curarsi è OP, e in più anche questa mossa ha 20% di burn, quindi comunque, pur essendo un set offensivo, cercheremo di stare sul campo un po' più turni rispetto a quelli che vorrebbe stare sul campo un normale Pokémon da Hyper Offensive, e in più abbiamo anche ottime possibilità di ottenere un burn sui nostri avversari se contiamo che le mosse che cliccheremo principalmente saranno queste due, quindi avremo sempre una percentuale di prendere questi burn. Ovviamente poi Shadow Ball è un'ottima stab, e con questo attacco speciale shotta quasi sempre Fluttermane, a meno che non sia molto bulky, e ovviamente Fluttermane dovremo sempre tirargli contro, perché sennò ci shotterà, e quindi one shotarlo è sicuramente molto importante. Penso che però questo set vada per forza giocato in un team con la Tailwind, quindi sono andato banalmente a dargli molta velocità, o meglio, molta velocità non come statistica ma come Evs, perché comunque è molto lento, quindi richiedeva abbastanza per raggiungere questo numero, in maniera che con la Tailwind possa superare gli Urshifu Scarf e di conseguenza ovviamente anche i Fluttermane per shottargli con Shadow Ball. Per quanto riguarda Diplin invece, ho fatto più o meno quello che ho fatto con Fenzan di Pity nello scorso video, ovvero ho cercato di trovare un modo di giocare l'ingiocabile, perché purtroppo questo Pokémon è veramente scarso.
e tuttavia potrebbe aprire a delle combo interessanti o magari per qualche team divertente grazie alla sua abilità Super Sweet Syrup, grazie a cui appena questo Pokémon entra in campo viene droppata l'illusione a entrambi i Pokémon avversari, di conseguenza potremmo hittare con facilità mosse che hanno 75-80% di precisione, ad esempio con queste precisioni qua entrerebbero sempre, quindi potrebbe aprire a combo interessanti magari con CU o con altri Pokémon che fanno molti danni e che però tendono a missare parecchio, però ecco, diciamo che comunque non è molto interessante. E inoltre per prendere la kill su Urshifu era necessario per forza di cose utilizzare un boosting item, per cui sono andato banalmente a dare Expert Belt Grass Knot, in quanto la sua mossa peculiare Syrup Bomb non è minimamente viabile, come potete ben vedere 60 di potenza, 85 di accuracy, non è assolutamente giocabile, e ho calcolato che con quella mossa non si prende la kill su Urshifu nemmeno facendolo 252 e Expert Belt, quindi è assolutamente fondamentale prendere la kill che appunto in questo caso prendiamo con molti meno investimenti. La Terra Steel serve banalmente a reggere Fairy e Ghiaccio, che sono le debolezze principali di questo Pokémon, però continuiamo a non avere una risposta solida a questi tipi. Ho comunque voluto dare Dracomitor perché i danni li fa sempre, a prescindere da quanto attacco si abbia, e ho visto che questo Pokémon imparasse Pollen Puff, e quindi essendo un Pokémon lento e bulky, Pollen Puff mi sembrava una mossa ottima per chiudere il set. Però non saprei bene con chi abbinarlo e probabilmente non vi consiglierei di giocarlo. Diciamo che qua l'ho fatto solamente perché volevo fare la serie su tutti i Pokémon giocabili, e ce n'erano due che ritenevo ingiocabili mentre tutti gli altri li ritenevo giocabili, e mi sembrava brutto comunque escluderli, e ho cercato di dargli un'interpretazione magari anche in ottica di strategie un po' meno competitive, un po' più for fun, un po' meno da torneo, però che possano comunque fare qualcosa e vincere qualche partita. Detto questo, anche per oggi abbiamo concluso. Il prossimo video sarà l'ultimo video analisi delle novità, dopodiché comunque continueranno a uscire altri contenuti, per cui vi invito come sempre a iscrivervi nuovamente. Bella a tutti ragazzi, e ci vediamo in un prossimo video.